Ciao a tutti, allora ritorniamo in Assassin's Creed Odyssey. Vediamo un po' cosa da dirci all'Etia. Ci avviciniamo alla fine del tuo viaggio, custode. Tu e il tuo bastone siete quasi un tutt'uno. Vuoi procedere? Allora, procediamo. Ci sono. Procediamo. Ok, siamo arrivati in questo punto. Vediamo un po' cosa da dirci. Io mi ricordo che l'avevo uccisa, forse. Già di ritorno? Aletheia, so che non sono stata molto nell'animus, ma non potevo aspettare. Ho riflettuto sulla possibilità di lasciarti continuare oppure no, e ho una risposta, ma temo che non ti piacerà. Non dirmi che non posso entrare nella terza simulazione. Mi dispiace, Lina. Ho commesso un errore di valutazione e ti ho coinvolto anche se era sbagliato. Ora lo so con certezza. È ora che tu abbandoni Atlantide. Non puoi farlo. Non ora. Ho visto l'Elisio e l'oltretomba. Non puoi impedirmelo. Se avessi saputo che questa realtà avrebbe imboccato una tale direzione, non avresti visto nulla. Sei troppo umana. Il tuo DNA ha ceduto alla corruzione del bastone. Senti, so che l'effetto osmosi è reale e accedere ai ricordi di Deimos ha avuto ripercussioni su di me, ma ho studiato i manufatti ISU. Questa è l'ultima prova per me. Quando si concluderà, il mio DNA potrà resistere al controllo del bastone. Forse sì, ma non lo sapremo mai. Non potrai più accedere alle mie simulazioni. Mi dispiace molto, Letelia. Per tutto quello che è successo finora. Avevi grandi aspettative per me. Sì, è così. Ma è stata solo colpa mia. Non avrei mai dovuto condurti su questa strada. Invece no. Avevi ragione. Hai visto qualcosa in me. Hai visto che io avrei portato equilibrio e posso ancora farlo se me ne darai l'opportunità. Anche se io ti consentissi di entrare, il tuo medico è morto. Se potessi tornare indietro, lo farei. Ma non posso. Non mi resta che andare avanti. Secondo i suoi calcoli, il tuo corpo non resisterà ad altre simulazioni. Il mio corpo sta bene. Il bastone ha tenuto in vita Alexios per migliaia di anni. Ho una protezione garantita. La stessa cosa non vale per la tua mente. Non sei in grado di percepirne il decadimento. Questo bastone ha proprietà curative, Aletheia. Potrei uscirne più intelligente, con più controllo. Invincibile. Un'ipotesi azzardata. Lascia solo che veda con i miei occhi. Ti Vai. prego. Oh mio Dio, grazie. Non te ne pentirai. Pronta. Ci vedremo dentro. Ora basta. Non serve gridare. Questo non è il tuo regno, fratello. Ade non ha più niente da offrirti. Questo non è posto per te, come non lo era l'Elisio. Cefalonia non era la tua casa, e nemmeno Sparta. Posso offrirti un luogo adatto a te, e ora che finalmente tu lo trovi. Atlantide ti attende. Qualsiasi posto è meglio di questo. Io non lo dimenticherò. Non ti serve un'arma qui. Sei al sicuro. Sì, certo, come no. Questo luogo è diverso da tutti gli altri. Qui non c'è Persefone. Non c'è Ade. Solo tu. Solo io, Dicasteri. Gran giudice
di tutta Atlantide. Ma tu puoi chiamarmi Poseidone. Quello che ti offro, custode del bastone, è un posto al mio fianco. Unisciti a me come dicaste. Posticino niente male. Benvenuto a casa. Questo posto è la vera Atlantide. È tutto integro. Credevo che la città fosse stata distrutta. Ogni 7 anni la nostra grande città inizia un nuovo ciclo, se viene giudicata imperfetta. E chi la giudica? Prima del tuo arrivo, la decisione spettava solo a me. Ora che sei al mio fianco, vorrei che questo ciclo durasse in eterno. Se tu sei il dicastere, vuoi che io sia... Dicaste? Giudice. Aiutami a giudicare Atlantide e ad applicare la legge. Beh, devo avvertirti che il mio giudizio non è sempre giusto. Le tue azioni nell'oltretomba mi hanno sorpreso e incoraggiato. Delle fortune sono passate di mano per via delle tue scelte. Ma sappi che ho appreso che il tuo rispetto per la giustizia è autentico. Ade deve averti parlato del mio bastone. Non ce n'era bisogno. Come per tutti gli eroi, la leggenda del tuo viaggio è giunta fino ad Atlantide. Allora sai che il bastone è il motivo per cui sono qui. Devo imparare a padroneggiarlo. Questo luogo è un paradiso di potere per coloro che possiedono i manufatti Isu, ma ogni cosa a suo tempo. Va bene. Quindi ti aspetti che viva insieme a voi? Una casa tra gli dei. Dei? Siamo molto superiori alla concezione umana di dei. Tuo padre ci chiamava coloro che vennero prima, ma come ti ha detto Aleteia, noi siamo gli Isu. Sai del mio bastone, di Pitagora, di Aleteia. Comincio a sentirmi sotto osservazione. Sappiamo tutto delle tue prove nell'Elisio e nell'Oltretomba, anzi dei tuoi trionfi nei due regni. Le prove mi hanno costretto a scatenare rivolte, ad affrontare i morti. Le avversità mi rendono un buon dicaste. Non possiamo sempre scegliere la nostra strada. Il tuo sangue ha scelto per te. Tu possiedi parte di entrambi i DNA, il meglio degli umani e degli Isu. Non ho dubbi che tu sia il nostro futuro comune. È un onore. Da dove comincio? Gli umani hanno 5 sensi per percepire il mondo che li circonda. Noi siamo stati benedetti con un 6°, la conoscenza. No! Non è il tuo semplice occhio dell'aquila. L'essenza di quel senso è dormiente per ora, ma può essere risvegliata ad Atlantide. Il tuo bastone è ben più di una chiave. È un ponte tra chi sei ora e chi devi diventare. E quando risveglierò questo 6° senso, avrò padroneggiato il bastone? Quello è molto di più. Vieni, lascia che ti mostri. Vediamo. Nell'Elisio e nell'Oltretomba ho trovato delle fonti di potere. Hanno potenziato la mia conoscenza, credo, ma non hanno cambiato i miei sensi. Ad Atlantide troverai delle fonti molto più potenti per risvegliare il tuo nuovo senso. Qui la tua conoscenza non solo crescerà, ma raggiungerai il culmine. Troverai tali fonti quando uscirai da questo palazzo. Le conosci come visioni del custode. Non sembra che qualcuno possa passare. È chiusa per coloro che non hanno pieno accesso alla nostra conoscenza. Trova la fonte di quella conoscenza in questo palazzo. Prova a passare quando l'avrai fatto. Ok, conoscenza Isu. Per completare il suo viaggio all'interno della simulazione di Aletheia, Alex doveva padroneggiare il bastone di Anneto e dimostrarsi degno del titolo di custode. Per farlo dovrebbe dovuto acquisire il 6° senso degli Isu.
Noto anche come conoscenza. Per ottenere conoscenza ISO scansiona qualsiasi codice ISO. I nuovi dati ISO o manufatto ISO di potenza sfuggiti. Perfetto. Abbiamo capito. Salve, Leila. Aletria. Cosa ci fai qui? Dovevo intervenire. Non ho potuto fermarti fisicamente, ma forse posso farti ragionare con la tecnologia. No, ho tutto sotto controllo. Stanne fuori. Allora, dobbiamo fare tutta. Mi confondo sempre con i. Ma perché? Perché? Confondo sempre con. Con i tasti del 3 e quindi diventa veramente complicato perché sono tutti diversi. Aspetta un attimo, devo andare su di lì. Ah, ho capito, ho capito. Ancora i siti dell'oltretomba, vediamo se ce ne daranno altri. Canzone del codice. Strano. Ma è come se il bastone stesse diventando una parte di me. Forse inizio a capire. È come se riuscissi a percepire i ricordi degli Isu e a sentire la loro saggezza. Devo andare giù. Ok. Che posto? Giudizio Atlantica. Mamma mia, che roba. Ora so cosa intendevi dicendo che qui le fonti sono più potenti. Mi sento diverso. Qui molte cose sono diverse di caste. Lo scoprirai con il tempo. Atlantide ti attende. C'è solo una regola assoluta. La nostra tecnologia non può essere usata sui cittadini umani. I loro corpi non possono sopportare il potere. Gli Isu lo sanno. Quindi posso andare? Di cosa dovrebbe occuparsi un dicaste prima di tutto? Nemmeno la società di Atlantide è perfetta. Brama equilibrio. Perciò devi essere quell'equilibrio. Quando avrai adempiuto al tuo ruolo di guida, Atlantide raggiungerà la perfezione. Non temere, hai già ottenuto il mio rispetto. Che è già una prova. Dicaste, Sua Eminenza Atlante ti chiede umilmente di raggiungerlo alla sua dimora per discutere di una questione di massima importanza. Va bene. Vedrò di passare da lui.
Atlante. Oddio. Bastone Sua del Eminenza. Questo posto ha più re di Sparta.